Benissimo, eccoci qua. A un'altra giornata di pratica condivisa voce. Oggi abbiamo un assetto un po' particolare, perché ve lo devo proprio dire, non mi sono preparata neanche un po'. Oggi abbiamo l'animale guida del cervo, che io adoro e che sento molto vicino come animale guida. E visto che questa giornata non ho potuto assolutamente prepararmi perché ci sono state delle challenge molto importanti nella mia vita, e improvviserò assieme a voi entrando in una dimensione di guarigione, direi. Ho con me un tamburo che poi andrò a prendere, fatto in pelle di cervo, che penso che sarà il nostro protagonista e ci guiderà nello spazio del cuore. Ma voglio andarvi a leggere qualche passo dall'oracolo dei druidi. E per prima cosa voglio ricordarvi che il cervo è uno dei cinque animali saggi, e in particolare è il secondo nell'ordine considerato dai druidi: merlo, cervo, gufo, aquila e salmone. E anche spesso connesso con l'altro mondo, e una delle cose che mi ha molto colpito è sapere che è la cavalcatura del re delle fate e anche di Merlino. C'è una tradizione molto forte nel nord, ma anche nel sud delle Americhe, di travestirsi da cervo. Il cervo è veramente un animale totemico molto vicino a noi come uomini, e ci porta queste qualità: orgoglio, indipendenza, purificazione. Orgoglio, indipendenza, purificazione. Dallo spazio del cuore e con una nota molto importante legata alla parte alta. Infatti le corna del cervo sono molto importanti, è come quello che ci va a creare spazio sopra, ci collega con l'altro mondo superiore. Non è un viaggio negli inferi con il cervo, è un viaggio verso una sorta di potere personale che agisce nella quotidianità. Ed è un potere personale non aggressivo, ma ha la capacità di stare, di essere con dignità e vivere con dignità la nostra vita. Vi leggo una piccola parte da questo libro dove praticamente ci dà la lezione, come se noi pescassimo la carta del cervo. E questo è quello che dice il libro. Dam, nome del cervo, ci porta le qualità di grazia, maestosità e integrità. Contemplare il cervo può aiutarti a guadagnare un migliore senso dell'equilibrio ed una maggiore dignità. Se ti sei mai trovata o trovato in una situazione in cui ti sei sentito vulnerabile o giudicata, come ad esempio in un tribunale o su un palcoscenico, sintonizzandosi con il cervo e domandando la protezione del suo spirito, ti sentirai più calma, più forte, dignitosa. Il cervo significa anche indipendenza, sia spirituale che fisica. Estraendo questa carta, troverai le capacità di guadagnare e mantenere forza e indipendenza. In Ogham, la sacra lingua arborea dei druidi, il cervo è messo in relazione con Bate, la betulla ed il numero uno. La betulla è associata con la benedizione degli inizi ed è di ottimo auspicio estrarre questa carta contemplando nuovi progetti. Il cervo è collegato alla fertilità,
alla sessualità e significa che troverai un modo per portare grazia, dignità, potenza e integrità anche nella tua vita sessuale. Spero che vi possa essere di aiuto questa carta. E quello che vi voglio invitare a fare oggi è centrarvi su quello che è oggi il vostro essere, la vostra sfida, o qualunque cosa che è presente nel qui e ora, e chiedere l'ispirazione allo spirito del cervo per guidarvi ad esprimere vocalmente le note giuste per portare guarigione. È una pratica condivisa, io vi farò da esempio, spero di essere di guida. Faremo magari una parte, mi lascerò guidare sia da me che da quello che può essere ciò che posso donare a chi poi ascolterà questa registrazione. Vado a prendere il tamburo, quindi il gatto. Ciao. Cambiamo. Lasciamo il gatto e prendiamo il tamburo. Sì, magari vuoi tornare in braccio, ma sai com'è? Col tamburo non so. Allora, con la registrazione vedremo un po' perché ovviamente il tamburo è una cosetta un po' rumorosa e vedrò di suonarlo delicatamente. È un tamburo di cervo che ho costruito. È molto sensibile, è il mio primo tamburo. È un tamburo degli inizi. Va curato molto. E bene, partiamo con questo viaggio. Facciamoci guidare dallo spirito del cervo.
continuiamo un po' con la nostra voce. Mentre il nostro cervo si riscalda, perché, come vi ho detto, è molto sensibile il mio tamburo. O lo suoni davanti a un fuoco, o ha bisogno di continuo aiuto. Anzi, come ho detto, proviamo a suonarlo accanto al fuoco. Forse ci accompagna per più a lungo. Che bello essere in questo bosco. Devo un po' però se così non si scalda, così un po' di più. Oh yeah, vediamo se funziona. Se sparisco, non importa. Bene, intanto che si riscalda, andiamo a prendere la nostra prossima onda. La prossima onda di adesso, quello che ci serve ora, andare a guarire. Possiamo andare a guarire qualcosa di personale, possiamo anche andare a guarire qualcosa di relazionale, possiamo andare a guarire qualcosa per qualcun altro, senza l'intento di voler realizzare qualcosa, ma con l'intento di donare l'energia per la guarigione. Thank you.
torniamo a sentire il qui e ora, sanato, riequilibrato, per poi partire in un nuovo viaggio. E se me la sentite, potete cominciare a vocalizzare. La capacità del cervo di portarvi in un qui e ora espanso, carico di appunto quella dignità dell'essere, dello stare, dell'abitarlo, senza giudizi, con energia. Potremmo dire con orgoglio, la parte positiva dell'orgoglio. E direi con amore, anche se non è la specifica voce che incarna e richiama, è profondamente radicato lì. È come se le corna del cervo, nel mio sentire, ma immagino di molti, siano radicate nel cuore. Il nostro da scaldare. Ooh.
E questo piccolo cervo fa delle cavalcate magari un pochettino brevi, perché è, come vi ho detto, un tamburo molto sensibile. Tuttavia mi auguro che possa generare questa guarigione. È un po' come nella... Io lo considero un piccolino, diciamo. È un po' come nella tradizione del peyote, forse. Hanno questi canti rituali molto brevi, con ritmo veloce, e sono come dei voli e ricordano tanto l'energia del bambino. E forse questo è il mio piccolino. Potrebbe darsi che nascerà un nuovo tamburo presto con delle altre caratteristiche. Ma questo è la nascita, è l'origine. È la connessione. E il viaggio. Vediamo un po' cos'altro ha da dirci il nostro tamburo. Il nostro cervo. Il nostro qui e ora. Thank you.
Ve l'ho già detto che non giudichiamo i suoni che escono, li lasciamo uscire perché c'è una certa intelligenza che praticamente, prima di diventare bravissimi, e che poi non è neanche giusta la parola bravissimi, prima di essere veramente accordati, connessi, in connessione, in dialogo, ma anche quando lo si è, in fondo, abbiamo proprio, soprattutto quando si parla di cura, delle vibrazioni un po' stonate ed è proprio lì che andiamo a lavorare. Per questo è il suono in sé. Non è veramente importante, ma la vibrazione è lo spazio di cura che si permette. Si sveglia avvicinato. Beh, questa lezione la faremo un pochettino più corta, ma andiamo a riscaldare ancora un po' il tamburo. Il tamburo è teso, la casa non è troppo fredda, ma evidentemente il mio amico ha bisogno, amico, anche più che amico, ha bisogno di tanta cura. Come si suol dire, lo specchio. Già. Addirittura poi abbiamo tantissimi battenti che mi sono divertita a fare. E voi avete uno strumento preferito? Potrebbe anche essere un altro tipo, qualsiasi altro tipo di strumento. Infatti io ne ho altri. Quando andremo a lavorare al cavallo, un bellissimo strumento mongolo che ha la testa di un cavallo e che non so suonare, ma da qualche parte bisogna cominciare. Si chiamano pratiche condivise e si comincia da zero. Non sono per esperti, sono per principianti e sono le cose che mi piace approfondire e imparare e le impareremo assieme. Miglioreremo assieme e vedremo dove ci porta questa parte di viaggio. Thank you.
so se i vicini saranno molto contenti di questa nostra guarigione, di questo filone di E. Forse faremo qualche registrazione nel bosco appena un po' più caldo. Bene. Come vi ho preannunciato prima, non sarà una lezione troppo lunga, quindi andremo a concludere questa pratica condivisa qui, anche perché veramente i vicini, se no tra un po' mi cacciano via. Non sono suoni sempre, come dire, facili da ascoltare. Se voi andate e cercate su YouTube, cercate o ascoltate la musica che c'è in giro, ovviamente questi non sono i suoni che vanno per la maggiore. E soprattutto quando non c'è una traccia, soprattutto quando la ricerca è proprio quella di trovare cosa va guarito, potrebbe anche risuonare in modo un po' reattivo in qualcuno, fare un suono che ci fa soffrire, come capita quando partono questi canti, o fare un suono che va a toccare ricordi, un suono che vorrebbe uscire in un modo ma non riesce finché non è stato purificato. Beh, vi assicuro che non sempre sono facili anche da ascoltare. Quindi sono molto felice che riusciate ad ascoltare, integrare e accettare, aprirvi a questo ascolto diverso. Sperimentatelo da soli o venite a sperimentarlo anche con me. La porta è sempre aperta e sono sicuro che siamo in questo viaggio mentre creiamo cause sempre più perfette e arriviamo sempre più avanti in questa fine che non esiste, in questo universo in continua espansione. Vi ringrazio, lasciatemi qualche commento se vi fa piacere, iscrivetevi, tutte queste cose che si fanno su YouTube. E contattatemi pure in privato per altre informazioni. Voilà. Godetevi queste pratiche, andranno avanti a lungo perché gli animali della tradizione druidica sono abbastanza tanti. Andremo a farli tutti, salvo qualche registrazione che magari, tipo l'ultima del movimento della cerbiatta che dovrò rifare perché tecnicamente è saltata la camera e vuoto dei picchi l'audio, quindi tutto da rifare. Quando sarà il momento spontaneo lo rifarò. Un carissimo abbraccio, buone vibrazioni, a presto!